Stai per lanciare la tua nuova attività? Innanzitutto ti faccio i miei complimenti. Iniziare un percorso imprenditoriale non è mai facile. Stai per metterti in gioco, stai per rischiare. Se sei un imprenditore e hai già aperto altre aziende, probabilmente sai già cosa ti aspetta. Ma se hai appena lasciato il tuo posto da dipendente e ti stai lanciando in questa nuova avventura, probabilmente sei eccitato e spaventato allo stesso tempo. Non è forse così? È successo anche a me la prima volta che ho lasciato il mio lavoro da venditore per mettermi in proprio e aprire la mia prima azienda. E non ti nego che un po' di ansia e agitazione c'è sempre. Ogni volta che faccio partire un mio nuovo progetto. Non importa se stai per dare vita ad una nuova attività, aprire una nuova azienda o se stai per lanciare un nuovo brand, la fase iniziale è sempre la più difficile. Allora, come si fa a sapere quando si è pronti per andare sul mercato e iniziare questa nuova avventura senza commettere errori o prendersi più rischi del necessario? Innanzitutto, credo che mettersi in proprio e diventare imprenditori non è per tutti. Perché sto dicendo questo? Perché spesso in Italia le persone decidono di mettersi in proprio soltanto perché odiano il loro capo e non vogliono lavorare per qualcun altro. Così decidono di licenziarsi e di aprire la propria aziendina. Ma c'è un problema davvero enorme. Diventare imprenditori e gestire un'azienda richiede competenze completamente diverse. Non basta essere bravi a fare il proprio lavoro. Devi imparare a leggere un bilancio, devi imparare a trovare nuovi investitori, devi imparare a saper vendere il tuo prodotto o servizio. Devi sapere dove e come trovare i tuoi clienti e tanto, tanto altro ancora. Potrai andare avanti per ore. Gestire un'azienda e mettersi in proprio non ha nulla a che vedere con la produzione di un prodotto e l'erogazione di un servizio. E credo che questo sia l'errore più grave commesso da chi vuole lanciare una nuova attività. Esistono anche altri errori che la maggior parte delle persone commettono e oggi voglio provare a raccontarli in questo video. Errore numero 1. Sperare di guadagnare subito. Se vuoi aprire la tua attività perché pensi di guadagnare nei primi 3, 6 o 12 mesi, lascia perdere. La maggior parte delle attività non produce utili per i primi anni di vita. Devi essere disposto ad investire tempo e denaro se vuoi davvero avere successo con la tua azienda. Perciò, pensaci bene e prima di lasciare il tuo posto di lavoro e di aprire la tua azienda, se non sei disposto ad accettare questi sacrifici o peggio ancora se non hai i mezzi per farlo. Non è facile far partire un business. Quindi non avviare un'attività quando non hai abbastanza fondi o quando sei ancora abituato a vivere mese per mese, senza una fonte di reddito alternativa oppure senza un risparmio abbastanza vasto da permetterti di vivere almeno 12 mesi anche se non riesci a guadagnare un solo euro. Devi investire nel marketing, devi investire nel personale, devi investire nei tuoi prodotti. Come puoi pensare di coprire le tue spese personali e allo stesso tempo coprire i costi dell'azienda quando non hai ancora dei clienti e non hai alcun profitto? Errore numero 2. Lanciare un'attività senza saper vendere. Devi assolutamente evitare di metterti in proprio se non sai padroneggiare l'arte della vendita. Sto parlando di saper vendere un prodotto o un servizio, guidare una trattativa, creare un'offerta. Un business fiorisce soltanto con i clienti, quindi purtroppo fiorisce solo con le vendite. Senza vendite non avrai clienti. Senza nuovi clienti non avrai acquisti. Senza acquisti non avrai profitti. Ho sentito tante persone pensare di aprire una nuova azienda soltanto perché avevano un'idea rivoluzionaria. Ma se non c'è nessuno che è pronto ad acquistarla, se non sai come vendere la tua idea, non andrai purtroppo da nessuna parte. Errore numero 3.
aprire un'attività senza analizzare il mercato. Il problema della maggior parte delle persone che decidono di aprire una nuova attività è che non sanno nulla del mercato in cui stanno per entrare. Basta rispondere ad alcune semplici domande. Cosa conosci di questo settore? Cosa puoi offrire di diverso? Perché le persone dovrebbero iniziare a comprare da te? Come gestirai i tuoi messaggi di comunicazione e le tue campagne di marketing? Purtroppo in molti non sanno rispondere a queste semplici domande, ma decidono lo stesso di avviare un nuovo business. Allora, perché stai pensando di entrare in questo mercato se non hai analizzato il settore? Sì, magari stai per entrare in un mercato in crescita, dove altri concorrenti hanno profitti incredibili e guadagnano più di te. Ma questo non significa che anche tu otterrai lo stesso successo che stanno avendo loro. Il tuo successo può essere determinato soltanto da quanto conosci il settore e in che modo riesci a risolvere un problema che affligge una buona fetta di mercato. Questi sono tre errori che devi assolutamente evitare quando lanci una nuova attività. Te li ripeto. Errore numero 1. Sperare di guadagnare subito. Errore numero 2. Lanciare una nuova attività senza saper vendere. Ed errore numero 3. Aprire un'attività senza analizzare il mercato. Ora, prendi il tuo tempo e analizza quello che stai facendo. Stai commettendo anche tu uno di questi errori? Fermati un secondo, riesamina tutto quello che hai fatto finora e valuta bene cosa puoi cambiare per evitare di fallire ancora prima di iniziare la tua nuova avventura. Spero di averti dato un piccolo aiuto con questo video. Se hai trovato utili i miei suggerimenti, lascia un like al video, iscriviti al canale e commenta qui sotto gli argomenti che vorresti vedere nei prossimi contenuti. Io ti aspetto.